Attenzione! Il seguente video contiene descrizioni dettagliate di violenza e sadismo in fatti realmente accaduti. Se siete persone particolarmente sensibili o minorenni, sconsigliamo la visione del video. Siete stati avvisati. Quando si pensa ai serial killer, e in particolare ai più famosi nella storia, viene subito in mente Ted Bundy, nonostante non sia stato né il più prolifico né il più crudele nelle uccisioni. Oggi parleremo di questo serial killer ed esamineremo la sua psicologia. Theodore Robert Bundy nasce da un padre ignoto. Per evitare l'imbarazzo, la famiglia decide di mentire a tutti. I nonni si fingono i genitori di Ted e la madre si finge sua sorella maggiore. Ted ci metterà anni per scoprire l'inganno, rimanendo traumatizzato. La nonna era protestante, per l'esattezza metodista. Provava un'enorme ammirazione, lui, per il nonno, che però tutti gli altri in famiglia odiavano. Era razzista, odiava neri, italiani, cattolici ed ebrei, e bullizzava i membri della famiglia, specie la moglie, su cui era violento, così come su cani e gatti, e secondo alcune voci Ted, sarebbe il frutto di incesto tra lui e la figlia. Sin da piccolo manifesta comportamenti strani. La zia una volta si svegliò vedendo che Ted aveva piazzato coltelli attorno a lei nel letto, ma nessun altro in famiglia sembrava fare caso a tutto questo. A scuola prendeva buoni voti, ma aveva un carattere impulsivo e non era bravo negli sport, provandone vergogna, ed era un masturbatore seriale. Quando la madre si sposò, lui prese malissimo la cosa, la figura materna portata via, e si urinava addosso indossando i vestiti del marito per protesta. Nonostante ciò, porterà sempre il cognome di quel marito, Bundy. Bundy inizialmente aveva problemi con le donne, in quanto, come molti sociopatici, non capiva cosa spingesse la gente a cercare relazioni sociali. Si innamorò di una ragazza chiamata Stephanie, la quale però lo lasciò. Questo fatto fu il trauma decisivo per la vita di Ted, come vedremo. Come moltissimi serial killer, anche Ted era un fervente conservatore, iscritto come repubblicano nella corrente di Rockefeller, a sua volta molto conservatrice, e aveva addirittura scritto degli opuscoli per la prevenzione dello stupro, per una sorta di strana ironia. Questa fu una delle sue caratteristiche principali. A differenza della maggior parte dei serial killer, Ted era di bell'aspetto, ci sapeva fare con i dialoghi, soprattutto con le donne, ed era autosufficiente. Le donne lo adoravano, non era un rigettato, e all'università studiò le loro fragilità, partecipando ai vari club e riunioni. Salvò addirittura la vita alla nipotina di un suo amico e la polizia lo proclamò eroe. E lui iniziò a studiare per diventare avvocato. La sua ex, Stephanie, colpita da come era cambiato, iniziò a frequentarlo di nuovo. In quel periodo Ted fu bigamo e nessuna delle due donne sapeva dell'altra. Con Stephanie arrivò vicinissimo al matrimonio e a quel punto Ted smise di contattarla, ignorando le chiamate. Quando Stephanie lo incontrò, chiedendogli perché all'improvviso si era fatto così freddo, Ted le rispose con tono freddissimo: «Stephanie, non ho idea di cosa tu stia parlando», e così la lasciò. Ted confessò in seguito che era tutta una sua vendetta personale, diventare un uomo migliore, riconquistare la sua ex e questa volta essere lui a lasciarla. Da quel momento iniziano, secondo molti, i suoi omicidi. Le sue vittime sono donne, giovani, di bell'aspetto, con capelli neri che arrivavano alle spalle tagliati a metà. L'aspetto di Stephanie. Questa si chiama tipizzazione. Molti serial killer scelgono vittime secondo criteri sempre uguali per una propria ossessione. Il suo modus operandi era sempre lo stesso. Si fingeva o una figura innocua, come un disabile o un ferito, oppure di comando, come un poliziotto, e usava una scusa per attirare le donne nella sua macchina. A quel punto le tramortiva e le portava in luoghi studiatissimi per essere ben nascosti. A differenza di molti serial killer, Ted lavorò con estrema attenzione per rendere nulle le sue tracce. Arrivati a questo punto le toglieva i vestiti e li bruciava in modo ritualistico, le violentava e le strangolava. Il cadavere veniva sepolto e a quel punto lui tornava lì spesso per coccolarlo, per commettere necrofilia, per vestirlo o truccarlo fino a quando il corpo non era irrimediabilmente degradato. Nel suo rituale doveva bere larghe quantità di alcol per zittire il suo lato civilizzato. E in tutto questo si laureò senza problemi, ma il primo anno soffrì molto. Quando vide l'ambiente universitario che era pieno di persone intelligenti, anche più di lui, si sentiva deluso. Lui che era abituato a sentirsi il pesce grosso nello stagno piccolo. Coincidenzialmente iniziò in questo periodo parecchi omicidi, continuando a frequentare numerose donne. Si fece battezzare nella chiesa mormone, ma non rispettava i loro canoni e venne scomunicato quando venne accusato. Si è definito metodista, come i nonni. Gli omicidi erano numerosi e Ted si spostava di stato in stato per non farsi prendere. La polizia non ci mise molto a capire che c'era una connessione tra le vittime e, quando cercarono le testimonianze, capirono che il responsabile era un uomo chiamato Ted che aveva una macchina molto specifica. Ted era chiaramente tra i sospettati, ma veniva scartato sempre.
perché era un politico, un repubblicano, un promettente futuro avvocato, affascinante, ben sistemato nella vita. Non era l'idea comune di serial killer che vive per strada, brutto e che puzza. Oggi si direbbe che salutava sempre. Ma sarebbe bastato indagare in queste relazioni. Una delle sue amanti disse che Bundy ne controllava l'aspetto, soprattutto i capelli, che lei non poteva tagliare, e di notte lei si svegliava trovandolo che la esaminava con una torcia. La gente aveva paura. C'era questo uomo nero in libertà che assaltava ragazze, anche nel sonno, e poi spariva, senza lasciare traccia. Soprattutto le donne temevano di uscire di casa. Fu un'epoca in cui l'America tremò. Come molti killer, Ted venne catturato per una coincidenza. Venne fermato dalla polizia in macchina e lì trovarono maschere, che lui sosteneva essere per sciare, manette, che disse di aver trovato nella spazzatura, e congegni medici, che lui disse di aver rubato. Gli agenti pensarono di aver preso un ladro, anche se, trovando una borsa piena di vestiti femminili, dovevano aver avuto qualche sospetto. Bundy viene quindi arrestato e riuscirà a fuggire diverse volte. Una volta perdendo 15 kg con una dieta pesante, fino a riuscire ad attraversare un buco che lui stesso aveva scavato. Una volta tentò un kit di fuga, nascosto in un cespuglio della prigione che conteneva mappe e linee nere, studiando la mappa della prigione e commerciando con i prigionieri. In quanto avvocato, chiese di rappresentarsi da solo e quindi non doveva usare le manette. Usò questa scusa per visitare la libreria durante un processo e scappò dalla finestra, arrivando ad una baita da cui rubò cibo e utensili, perdendosi nella foresta e camminando per 2 giorni. In una di queste 2 fughe si vestì completamente di nero, si infiltrò in un edificio armato di un pesante bastone e fracassò il cranio a diverse vittime, violentandone una, che rimase in coma per 10 giorni e sopravvisse, rimanendo però mentalmente disabile a vita. Ormai saldamente catturato, Ted si rivelò un serial killer terribile per la giustizia americana, perché era uno psicologo ed era un avvocato. Usò tutti i cavilli che conosceva per allungare il processo, ritardare il processo o diminuire la condanna. E poi, tra un processo e l'altro, parlò tantissimo con i giornalisti e le televisioni. Voleva montare un caso mediatico, sfruttando il potere delle televisioni sul popolo americano, e che per questo oggi ricorda così bene questo serial killer. Ora, il team legale di Bundy intendeva far dichiarare Ted colpevole subito, in modo da ottenere 75 anni di carcere, e Bundy sperava che in questo lasso di tempo le prove si potevano degradare e i testimoni morire, diminuendo ancora di più la chance di una condanna a morte in ricorso. Ma all'ultimo minuto Bundy cambiò idea e si dichiarò innocente, perché si rese conto che per questa tattica avrebbe dovuto ammettere di essere colpevole di fronte a tutto il mondo. E per il suo gigantesco ego questo era inammissibile. Anche di fronte alla sedia elettrica a lui non interessava altro che essere, come dissero i testimoni, al centro dell'attenzione. Dal carcere continuò ad esercitare fascino magnetico e manipolatorio sulle persone. Persino uno psichiatra disse di sentirsi manipolato, soprattutto sulle donne, che diverse gli scrivevano e ognuna di loro pensava di essere quella speciale. Sfruttando una legge della Florida, lui chiese ad una sua ex collega che stava testimoniando se voleva sposarlo durante un processo, e lei disse di sì, ed essendo presente un giudice, i due furono marito e moglie. Il livello di surrealismo, di menefreghismo e di potere che quest'uomo aveva è qualcosa che è difficile da far capire e può sembrare fantasia a raccontarlo. Dalla donna ebbe anche una figlia, che detiene il cognome paterno. Gli psichiatri studiarono Ted. Lui era nato come ladro inizialmente, era ossessionato dal possesso delle cose e i suoi omicidi erano un'estensione di questo. Lui voleva possedere la vittima. Uccidendola sentiva che questa era per sempre sua, che diventava tutt'uno con lui e che ne aveva preso appunto la vita e che il luogo dell'omicidio diventava sacro, diventava suo e poteva possedere il cadavere. La possessione di matrice patriarcale è profondamente sessista, come tutti gli psicologi confermano. Lo stupro è l'atto di oggettificare l'altro. E Ted odiava le donne visceralmente. La possessione della ex barra madre che non aveva mai potuto tenere. Bundy è stato diagnosticato con disturbo antisociale della personalità, con violazione ripetuta dei diritti degli altri in modo antagonistico, manipolando gli altri. Un narcisismo egocentrico incredibile e un basso neuroticismo, e questo lo rese diverso dagli altri killer. Con evidente sadismo e parafilie quali la necrofilia, secondo Widinger. Alcuni sospettano che potesse soffrire di personalità multiple, perché la zia segnalava che riusciva a cambiare atteggiamento e diventare una persona irriconoscibile all'improvviso. Disse che nei primi omicidi era poco bravo e ci mise un po' a diventare un vero predatore. Vedete come persino nelle confessioni doveva vantarsi. Ted disse di non provare senso di colpa e disse che per lui la colpa era inutile, qualcosa che ti fa stare male e basta, e lui era privilegiato perché non la sentiva.
Ted rifiutava di definirsi colpevole. Come molti serial killer, e in generale come ogni volta che qualcuno fa qualcosa di sbagliato, doveva creare una barriera a difesa del suo ego. Ogni volta che ammetteva una colpa, subito doveva aggiungere una discolpa, un'altra barriera. Diceva che era colpa di suo padre, dell'alcolismo, della televisione. Come molti conservatori, sostenne che la colpa della violenza era dei media e della pornografia. Ma anche questo era parte della sua manipolazione. Il giornalista che gli chiese cosa ne pensava dei porno era notoriamente antiporno. Bundy lo capì e sfruttò la cosa per montare un caso mediatico a suo vantaggio. Oggi avrebbe usato i videogiochi, probabilmente. Addirittura disse che era colpa delle vittime, altra mentalità tipicamente conservatrice. Se ti accade qualcosa di brutto, evidentemente te la sei cercata in qualche modo, perché ai buoni va sempre bene tutto. Dicendo che le vittime chiedevano di essere uccise con le loro espressioni facciali. Ted continuava a non capire perché tutti ce l'avessero con lui, non comprendeva cosa aveva fatto. Alla fine venne condannato per i suoi numerosi omicidi alla sedia elettrica. Lui si alzò e urlò: «Dite alla giuria che si sono sbagliati». A quel punto cambiò strategia. Invece di negare di essere colpevole, iniziò a cercare di ritardare la condanna usando la sua confessione. Diceva di aver ucciso molte più vittime e di poter indicare i luoghi di sepoltura, di poter ricreare gli omicidi come compaiono nei giornali, cito. Ma le famiglie stesse delle vittime, molte delle quali non avevano ancora trovato i cadaveri delle loro figlie, rifiutarono. Tutte quante. Fu in parte anche colpa sua. Da un lato poteva mercanteggiare sulla posizione di questi corpi, dall'altro lui stesso però si frenava, perché dicendolo avrebbe perso il possesso di quei corpi, che invece poteva portarsi sulla tomba. E questa indecisione fu la sua rovina, definitiva. La moglie, che lo aveva difeso in tutti questi processi, si sentì tradita da questa ammissione di colpa. Persino lei non ci credeva, e delle numerose testimonianze di tradimento, e smise di comunicare con lui. Bundy chiese appelli continui e riuscì ad evitare la condanna due volte, ma alla fine non riuscì più a guadagnare tempo. Non chiese la sua ultima cena e non mangiò quella che gli venne servita. Il 24 gennaio 1989 venne piazzato sulla sedia elettrica e una scarica di 2000 volt lo uccise nel giro di 10 minuti, mentre fuori una folla con striscioni chiedeva l'esecuzione. Il corpo venne cremato e le ceneri disperse. Venne scritto che persino nella morte Ted danneggiò le donne, perché molte delle sue ammiratrici vissero ciò con esaurimenti nervosi. La storia di Ted Bundy è rimasta nella memoria non solo per l'enorme pubblicità che Ted stesso attirò su di sé, ma anche perché dimostrava che i serial killer non sono tutti disadattati, non sono tutti riconoscibili, sono spesso membri elevati della società, che sembrerebbero appagati in ogni cosa e guidati da un puro desiderio di distruzione. Il suo stesso avvocato difensore lo definì la definizione di male senza cuore. Vi lascio il link Amazon del dizionario dei serial killer in descrizione. Se i miei video ti piacciono, dai un'occhiata al mio Tipeee, dove potrai donare per supportare il canale e ricevere in cambio dei premi. In descrizione troverai anche il mio libro e le magliette, e anche il mio fumetto. Se questo video ti è piaciuto, ti invito a mettere mi piace e ad iscriverti al canale. Ringrazio i miei patrons e ci vediamo al prossimo video.